Domenica 31 gennaio 2010 nel Castello dei Vicari di Lari si inaugura un'importante mostra antologica dedicata a uno dei massimi maestri del Novecento italiano, Gualtiero Nativi. La mostra si intitola Aristocrazia, disegno, forma e colore, è stata curata come sempre da Filippo Lotti, in questo frangente affiancato dal famoso gallerista empolese Giuliano Nozzoli, che fra qualche minuto raggiungeremo, ma doverosamente come sempre iniziamo con Filippo Lotti, che da mesi cura queste esposizioni mensili all'interno dello storico Castello dei Vicari. All'altro mio lato Alessandra Guidi, assessore al turismo del comune di Lari, che fra qualche minuto inviterà i nostri telespettatori a venire a visitare questa mostra che si concluderà con la fine del mese di febbraio. Filippo Lò. Sì, abbiamo insieme a Giuliano Nozzoli, che siamo amici da molti anni, abbiamo deciso di fare, ho dato l'opportunità a lui di scegliere un artista da proporre qui a Lari e lui senza dubbio ha detto facciamo Gualtiero Nativi. Abbiamo deciso di fare questo artista insieme perché è stato uno dei maestri dell'attrattismo toscano, specificamente fiorentino, e il risultato lo vedete voi. Prosegue la rassegna, iniziata tanti mesi fa, quindi ricordiamo chi l'ha promossa, Lari Arte, con il patrocinio e il sostegno dell'amministrazione comunale ma anche della provincia di Pisa. Certo, tutti questi enti che ci seguono da tempo, con il loro patrocinio sia il comune che la provincia, e poi fuori luogo l'associazione La Ruga, e Arte a Livorno e Reality. Anche in questa occasione è in distribuzione presso il Castello dei Vicari il catalogo che accompagna la mostra. Sì, voglio ricordare, oltre a questi che ci seguono, questi che abbiamo citato, che ci seguono sempre in questa occasione, devo ringraziare anche la Galleria Nozzoli di Empoli e l'Archivio Gualtiero Nativi. Bene, grazie a Filippo Lotti, assessore, un buon motivo, una mostra di un artista così importante, un motivo in più per venire a visitare questo splendido Castello dei Vicari. Ovviamente, ringrazio anche Lari Arte che da tempo si prodiga nell'organizzazione di questo tipo di eventi e lo fa diciamo da un paio di anni all'incirca, ed è sempre un successo ospitare mostre tra loro assolutamente interessanti e molto diverse per la tipologia di opere che vengono ad ospitare. È sempre un successo chiaramente, non soltanto per quelli che sono gli appassionati dell'arte in senso stretto, ma anche per coloro che come me, lo dico sinceramente da profana, intendono però avvicinarsi a questo mondo, che è un mondo assolutamente fantastico e ricchissimo. Il progetto Lari Arte ha fatto parlare un po' tutta l'Italia dell'arte, perché è un progetto partito da sponsor privati e affiancato dalle istituzioni, quindi un esperimento pilota che sta avendo successo e che dischiude anche l'orizzonte a altri tentativi di questo tipo. Assolutamente sì, è un connubio che possiamo definire vincente, che ha decretato non soltanto il successo dal punto di vista di coloro che sono gli estimatori di queste opere, ma anche da parte di chi intende venire a Lari per vedere cosa c'è di bello e di interessante proprio dal punto di vista del territorio e del paesaggio. E quindi diciamo è un'occasione per permettere anche a questo piccolo borgo di riscattarsi dal punto di vista turistico oltre che culturale. Come ci ha ricordato Filippo Lotti nel suo intervento, determinante è stata per la riuscita e la genesi di questa mostra il contributo della Galleria Nozzoli di Empoli. Insieme a me c'è Giuliano Nozzoli, fondatore della galleria, oggi portata avanti da suo figlio, ma credo questa collezione la si debba quasi interamente alla tua persona. Penso di sì, anche perché è un autore che riguarda più la mia generazione che l'ultima generazione, chiaramente. Nativi lo conoscevo naturalmente personalmente, e poi la nostra galleria ha sempre fatto un lavoro diretto con l'archivio, quindi con il figlio Berto Nativi, che colgo l'occasione per ringraziare insomma per l'aiuto che ci dà continuamente. Queste opere erano già state da noi selezionate, abbiamo pensato di fare una mostra che fosse in qualche maniera un'antologia, partendo dai disegni figurativi dei primi anni 40, dei primissimi anni 40, quindi di un Nativi giovanissimo, essendo nato negli anni 20. E poi quindi c'è stata un'evoluzione e l'ha portato alle cose più astratte, al famoso manifesto degli anni 50 dell'astrattismo, e ci sono cose appunto degli anni 50 e successive a completare l'itinerario artistico di questo grande autore toscano. Un'occasione per rinnovare la conoscenza e l'interesse intorno al maestro scomparso
oltre 10 anni fa, nel 1999, quindi sono da pochi giorni passati i 10 anni dalla scomparsa. È sempre un anniversario, il decennale, importante per ricordare la figura di un artista. Oggi ha lasciato la sua Livorno per raggiungere il Castello di Lari anche Mauro Barbieri, direttore di arte a Livorno, puntualmente presente non solo nel territorio labronico ma anche laddove ci sono mostre di grosso spessore, e questa ovviamente lo è. Sì, sicuramente. Poi, come già è successo nel passato, siamo un po' partner di queste iniziative della Lari Arte, che apprezziamo e cerchiamo di divulgare attraverso la nostra rivista anche nella nostra città, perché, come hai detto poc'anzi, il progetto Lari Arte è un progetto che dovrebbe essere pilota per tanti comuni, perché veramente ha unito il privato al pubblico, ora alle istituzioni, alle associazioni culturali. La mostra dei nativi si inserisce in un rinnovamento anche dell'arte contemporanea. Io alcuni giorni fa ho partecipato a Livorno all'apertura della Sala Rossa Villa Mimbelli da parte dell'assessore Mario Tredici all'arte contemporanea, cioè nel contesto di Villa Mimbelli finalmente sono tornate alla luce numerose opere che fanno parte dell'amministrazione comunale. Questo è un segnale, come ha detto l'assessore stesso, perché la sensibilità artistica è cambiata, le generazioni sono cambiate e il moderno e il contemporaneo è sempre visto con un occhio più attento. Quindi anche questa mostra, anche se il suo rappresentante Nativi è stato un artista anziano, se possiamo dire, però è stato molto contemporaneo, come diceva Gozzoli, con il manifesto degli anni 50. Quindi ben vengano queste iniziative in un piccolo comune che però sta facendo veramente delle belle cose. Concludiamo il servizio dal Castello di Lari con Valerio Bartoli, presidente di Lari Arte, l'associazione che ha promosso questa serie di eventi espositivi che sta avendo successo, tant'è che da non mi ricordo quanti mesi, ma da tantissimi mesi la manifestazione va avanti sempre con successo e sempre con un livello qualitativo di eccellenza, lo dimostra oggi l'omaggio a uno dei più grandi maestri del Novecento italiano. Valerio, quindi un bilancio positivo che induce sia gli sponsor, le aziende, le associazioni che le istituzioni ad andare avanti con fiducia. Sì, noi abbiamo cominciato nell'aprile del 2008, poi con l'avvento di Filippo Lotti come direttore artistico possiamo dire che abbiamo fatto un salto di qualità. L'asticella. E questa è la prima mostra della rassegna 2010, speriamo che abbia lo stesso successo degli anni passati. Una cosa non facile, soprattutto nel mondo dell'arte, dare continuità alle iniziative. Dare continuità è sinonimo e garanzia per anche per i visitatori, per chi verrà alla mostra, di qualità, di organizzazione efficiente. Sì, noi abbiamo già, credo che Filippo abbia già definito anche tutto il calendario del 2010 con artisti molto conosciuti e quotati. Cioè, noi siamo contenti di come sta portando avanti la cosa e l'amministrazione comunale sembra che si stia muovendo nel migliore dei modi per darci una mano. Speriamo che vada tutto bene. Benissimo, io vorrei ricordare ai nostri telespettatori che oltre al Comune di Lari e alla provincia di Pisa sostengono questa manifestazione anche alcune associazioni culturali, ce l'ha ricordato Filippo Lotti nel suo intervento. Vorrei ricordare in particolare anche l'antica Osteria al Castello, uno degli sponsor principali della manifestazione, che alla conclusione di ogni inaugurazione ospita la nostra troupe nella sua sede, quindi un motivo in più per ringraziare l'antica Osteria al Castello e invitare i nostri telespettatori ovviamente che verranno a visitare la mostra a assaggiare le specialità toscane che vi si possono degustare. In conclusione ricordiamo ai nostri telespettatori che da domenica 31 gennaio al 28 febbraio 2010 all'interno del Castello dei Vicari di Lari si tiene la mostra Aristocrazia di segno, forma e colore, ovvero un omaggio a Gualtiero Nativi nel decennale della scomparsa del grande maestro pistoiese. Vi ricordo che il castello sarà aperto al pubblico dal martedì al venerdì nel pomeriggio dalle 15 alle 18, mentre il sabato e la domenica sarà aperto anche al mattino dalle 10.30 alle 12.30, nel pomeriggio sempre dalle 15 alle 18. Evitate di venire lunedì perché la mostra osserverà un turno di riposo. Vi ricordo inoltre che venendo a visitare la mostra troverete anche il catalogo curato da Filippo Lotti con la riproduzione delle opere in mostra e con l'inserimento di numerosi saggi critici e biografici che aiuteranno i visitatori
spettatori alla scoperta, o alla riscoperta per chi già lo conosceva, del grande maestro Gualtiero Nativi.